Mi chiamo Roberto Barocelli, ho 67 anni, vivo a Piacenza, lavoro nell'azienda di famiglia che è stata fondata da mio padre. Però dentro di me convivono due anime. Quella aziendale e quella rock. Robby ha due personalità, Clark Kent e Superman. Ho un marito rock. Facevo conservatorio e studiavo chitarra classica. Il concerto che mi ha cambiato veramente la vita sono stati Van Halen. E lì ho capito la potenza, questo vulcano. Mi si è aperto un mondo. Ho cominciato a fondare le prime band, ho abbandonato il conservatorio e ho cominciato a studiare chitarra elettrica. Benvenuti nel mio mondo. Queste sono le mie chitarre, la mia famiglia allargata. Questa è Milady. Le mie chitarre fanno parte di me. La Clapton, la John Mayer, la Gary. E sono momenti, i momenti in cui le ho acquistate perché mi chiamavano la mitica. Vabbè, insomma, è una malattia, non... è incurabile. E poi c'è la Bruce, dedicata al boss. Il rock per me è la vita. E quando ti becca non ti molla più. Ah, mi piace stare qua, mi piace tanto, davvero. Maria, sì, ti trovi bene tu qui? Sì. Molto. Io ti guardo sempre, lo sì. Sai, eh? Non si muore di malinconia qua. Quindi ci sono 5 corse. C'è sempre allegria con Celestino, con Clementino. Celestino, Clementino mi chiamo. Celestino. Io lo chiamo Celestino. Celestino pure è bello. Emozionati? Molto. Ecco. È bellissimo in televisione, è bellissimo. Porca! Cazzo, io l'ho toccato! 5 giorni, che meraviglia! Rigira, rigira, rigira! Non si può rigirare! E io l'ho toccato! 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, sono bastate poche note, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche un amico che ogni sera è qui. Non è lui. Gli ho giurato di non è Zarrini. Ma tradisco lui e me. Però canta bene. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai. Aspetto l'ottava sopra. Se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore. Allora, mi chiamo Roberto Barocelli, ho 67 anni, sono di Piacenza. Oh, di Piacenza, sai dire qualcosa? Emiliano, come noi. Sì. Calma e scusa, si dice così. Calma e scusa. Calma e scusa, vieni con Noether.
Guarda, ti conviene venire perché è giovane. Ci siamo girati per primi. E poi ci siamo girati prima ancora che tu cominciassi prima a cantare. Ancora, sulla prima fiducia. Della musica. Sulla produzione, è andata a fiducia. A fiducia la siamo scatola andati. Chiusa. Roberto, ma tu fai questo lavoro indubbiamente, no? No. Nella vita sono un imprenditore. Oh. Allora, Roberto, dove l'hai presa quella bellissima chitarra? Questa è una mia bambina, diciamo. Sono un collezionista. L'hai fatta tu sono anche quella lì? Sono un collezionista di chitarre. E ne ho tante, oggi ho scelto questa che chiamo. Quante chitarre hai? 15. Oh. Wow! Sei un collezionista, io anche, quindi... Lei colleziona potremmo bambole? Fare delle collezioni musicali insieme. Oh, io tento di fare anch'io la mia ringa. Anche se non c'ho scampo, perché c'è la Loredana che lei se le accaparra tutti quelle con la chitarra. Lei fa collezioni di bambole. Non c'è niente io da fare. Io di trofei che, guarda, che vinco. Guarda che Orietta, io devo perorare la causa di questo Celestino, t'ha chiamato. Celestino! No! Però solo io Celestino. Guarda che devo dire una cosa, anche Orietta ti troveresti molto bene. Chissà dove è nato. Visto che sei strepitoso e un po' rock, quest'anima rock che è uscita fuori e ci ha asfaltato tutti. Mi piace trasformare le cose, cioè mi piace prendere un pezzo melodico come questo di Zarrillo, che è un pezzo bellissimo, una melodia. Ma l'hai fatto tuo. E farlo mio, e esatto. Dargli una chiave rock. Ma vedi che c'è scritto lì? Loredana, c'è Loredana. Rock. Insomma. Posso, Roberto? Posso offrirci quello che ti serve. Tu hai detto che sei amante della melodia e ti piace trasformarla in rock. E del rock. Quindi, siccome a me piacciono le melodie... E sei un grande musicista. Grazie, ti ringrazio. Lo sappiamo. Quale accoppiata migliore? Le mie melodie con i tuoi arrangiamenti rock. Lui è uno dei più grandi pianisti italiani. Dai, Roberto, vieni con no, me. È vero, è vero. Io vorrei entrare nella squadra di una... No, non farlo sciocchino. Dai. Vabbè, io vorrei entrare nella squadra di una persona che non fa il mio genere, ma secondo me è un animo rock. A Laura Orietta Berti. Bravo, bravo, non ti deluderò. Un animo rock.